Su cosa? Oddio, questa è una malattia. Ah, ma se ne va per lungo un grosso. Che faccio conosce? Ah, oggi vedo. Oddio, oddio, vabbè, pensavo, ma io dopo penso comunque a me piace. Sì, quando iniziamo? Oggi l'oroscopo te l'ha detto? Sì, ci vuoi mai l'oroscopo? Ricordo di là? Ah, sì, quando sei bella? Ah, sì, mamma, per una balena. Sì, sai già dove andare. Qui vicino ad Andrea, ok. Ah, Erga, te lo dico adesso in anticipo, prima che me lo scordo, quando ci dà l'ok il regista per sederci. Quando parlerai con Paola, la tua telecamera, quando parli con lei, tu guardi Paola, è un po' quel signore lì. Guardami, sì, sì, sono visto, sì, okay. Sì. Okay. Che dici? A prima guardo lui. Lui così. Chi ha guardato? Solo questo. No. Questo. L'ultimo, sì. L'ultimo. Devi guardare Paola, adesso arriva Paola. Già Paola si siede qua. E tu poi quando parli un po' con Paola, Paola con e dopo parli nella telecamera. Va bene, mo so capito. Perfetto. Francesco, ok? Seduto qua, come primo piano. Adesso lo dico a me. Come primo piano. Questo signore Alberto, ok? Ok. O Paola. Allora, Anna Maria, tu sei di là, quindi la tua telecamera è quell'altra. Ok, ho fatto bene a dirmelo. Perché... Aspetta, aspetta che ci dà l'ok. Non mi siedo, rimango in piedi, non mi permetto. Grazie, sarà. Tu le prove le hai fatte. Non parlavi di solo. Hai visto? Sto scrivendo adesso. Ma una parola. Poi abbiamo pure un'altra di intervista. No. Quella a casa, quella un po' anche più scialla. Sto andando via da adesso. Molto gradatamente, perché comunque un amico mi dispiace pure, però... E che bene. Mm-hmm. Martedì ti vengo a casa tua e ce la vediamo insieme la sera. Ah, ok. Per la Ianieri. E ci mangiamo l'uovo fritto e le arance. Cosa in particolare? Le vende? Lei ha incantato l'uovo, le tiene, ma la Alice li ha incantato. Le prendo io, se no. Io qui parlo del campo 68, quello di Sulmona, Fonte d'Amore. Anche però una cosa... Va bene, qualsiasi... ma ci sono decenni storici. Sì, sì, sì. È la storia di un prigioniero inglese che è scappato dalla Bruzza. Però più che altro storia. E confondo le alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte? Mi ha chiamato vincente, ma è uno zio. Perfetto, ok, grazie. Allora ci possiamo accomodare, vai, Anna Maria, ti puoi accomodare. Guarda, intanto accomodati, che Giorgia così ti porta un po' d'acqua. È una buccetta. Magari te la... Ho detto che non si arriva a casa tua e ci vediamo. Ci tanto la buccetta è così. Vabbè, scusa, me l'ho fatto. Oppla. No, come sono seduto? Ho detto. Ecco, si dice. Voilà. Questa è da Luca Nadai. Buonasera, benvenuti a Consigli per gli Acquisti Show, l'appuntamento del martedì su Rete 8. Questo lo sapete, è un salottino di intrattenimento, per cui mettetevi comodi, un po' di relax, cerchiamo di tenervi compagnia. E quando parlo al plurale, perché sapete che Consigli per gli Acquisti Show è innanzitutto una squadra, anzi no, una famiglia. Ci piace viverla e pensarla così, ed è per questo che parte della nostra famiglia. Vi dico subito, questo è il martedì di Luca Pompei. Oh yeah! Ben rivisti a tutti. A te, Lucone, sei mancato.
Sei mancato. Affacciati più spesso. Sì, una volta al mese non va bene, non va bene, troppo poco. Non spoileriamo quello che ci dirai, ma si sa che quando c'è Luca da buon giornalista si fa anche informazione. Per quel che si può a quest'ora, Luca, un po' con occhio chiuso, un altro aperto, vedremo. Io uno e mezzo chiusi, vista l'ora, però. E poi è tornato a trovarci, visto che l'anno scorso lo aveva già fatto. È pazzesco che una persona, dopo che è venuta una volta qui, voglia tornarci. Ma lei è fatta così, e parlo di Giorgia Just Joe. Ehi là. Ciao a tutti, ciao. Per ogni riccio un capriccio. Che fai, non ti venivo a ritrovare? E che fai, non ci vai a consigliare gli acquisti show? No. Che non si dica. Che non... Tra l'altro te lo anticipo, partirò da te. Partirei? Sì, quindi mettiti, no? Già l'anima sull'attenti. In pace. Ecco, mettiti l'anima in pace. E devo dire che questa sera mi tocca pure ringraziarti, perché hai portato qui a Consigli per gli Acquisti Show una donna per la quale tu sai che io ho un debole, perché seguendoti, sì, io sono una delle tue follower, è tantissima, dopo dobbiamo fare un po' di conti. Comunque, seguendoti, io ho visto in un paio di post questa donna. Che vi devo dire? Ma che vi devo dire? Un mito abruzzese, Erga, eccola qui, super Erga. Poi capirete perché dico così, per cui motivo per restare collegati qui su Rete 8, ma poi di motivi ce ne sono tanti altri. Per esempio approfondire un libro di un giovanissimo autore, uno scrittore in erba che però ha già un suo vissuto, in questo senso, e ci parlerà di questo libro che si addentra nella storia della guerra mondiale in Abruzzo, ma non vi dico null'altro se non che è Andrea Verrocchio. Buonasera, grazie. Ciao Andrea, grazie a te, che bello vedere volti giovani, volti giovani in TV, riempiamo la TV di volti giovani. E detto questo, vi anticipo anche che vi porteremo a teatro. Sì, ci piace tantissimo farlo, andremo a parlare di uno spettacolo fatto da avvocati, ma vi rendete conto a che livello siamo arrivati? Altissimi livelli, ne parleremo con Anna Maria Petrai Castelli, avvocato, buonasera. E teniamocela a caro, perché gli avvocati sono pericolosi. Tanto, tanto, ma servono sempre. ai noi. E questa musica in sottofondo vi dice che c'è anche lui, e non può mancare. Non può mancare Alfredo Scogna. Alfredo, io devo partire per forza dal chiederti com'è stata questa settimana, perché martedì scorso te l'ho chiesto, hai detto che era andata male, era stata una brutta settimana. Questa peggio. Io non ho indagato, ma da casa si sono preoccupati tutti. Però ti dico che dalla prossima andrà meglio. Andrà molto meglio. Sei un ottimista o ci sono i presupposti perché questo accade? Ci sono i presupposti. Allora te lo richiederò posso anche. Posso approfittare e salutare Roberto Quatroni? Devi. E sappiamo perché, diciamolo. Però la sigla è anche Raffaele Scogna. Raffaele Scogna, buon sangue, non mente, li ringrazio anch'io. Roberto da Como, Raffaele Scogna da Milano, poi abbiamo anche altri spettatori da Torino, da Lugano, sì. Se vuoi ti faccio un elenco. Ma che bello, li salutiamo tutti, anche perché vi ricordo che se volete diffondere il verbo di Consigli per gli Acquisti Show potete farlo anche oltre Abruzzo e Molise, perché attraverso lo streaming su rete8.it è facile seguirci da ovunque. E come vedete, come riportato da Alfredo, i suoi amici da tutta Italia e oltre veramente, perché anche da Lugano, dicevi, insomma, ci seguono. Anche dalla Germania, non volevo dire. Anche dalla Germania, anche da Colonia, bravo, anche continuo, da Colonia. Anche da Colonia, allora li salutiamo tutti, fate così anche voi, diffondete. Hai dei parenti all'estero? In Canada. In Canada. In New York. Allora glielo dici di vedere Consigli per gli Acquisti Show? Puoi mentire, Erga, puoi mentire, no, io ti autorizzo. No, perché mia sorella adesso sta in qua. Italia, sì. Oh, allora faglielo vedere a maggior ragione direttamente su Rete 8. Ma allora Moese sta a Valla Lumolise. A Valla Lumolise. Con un'altra sorella, no, perché lunedì riparte. Allora sa purca sono venuta a Callà, perché le mie cugine hanno detto sì che Erga diventate famoso, ma pure la televisione. Ma è vero, vedrai dopo questa apparizione ti fermeranno per chiedere non solo autografi ma anche timballi. Ma che ne sei? Perché con lei parleremo molto di cucina, ve lo anticipo, poi vi spiegherò anche perché, ma non mi fate sorridere perché sto andando da lei e con lei c'è poco da ridere, vero? Just Joe.
Come stai, Giorgia? Io mi devo tirare un po' indietro perché sennò ti guardo di profilo. Allora, come sto? Sto davanti a una telecamera, quindi sto in ansia, ormai mi conosci, lo sai. Ma se tu vivi davanti a una platea di migliaia di follower, stai in ansia, qui davanti al nostro Francesco Berri Berardinelli, al nostro Alberto Capo. Senti, ti fanno stare in ansia? Senti cosa? Ma io secondo te io non sono capace di stare lì a sentire i battiti. Mi sopravvaluti. Ma comunque ti trovo bene. Sono cresciuti un po' i capelli. Un pochetto sì, sono cresciuta pure un po' io, mi sono alzata leggermente. Ah sì? Mm-hmm. Ma sei cresciuta anche come persona? Anche come persona? Penso di sì. Spero di sì, penso di sì, me lo auguro. L'immobilismo non è una cosa da augurare. Senti, dimmi una cosa, se io ti definisco influenza. Influenza abruzzese, da 1 a 10 quanto ti dà fastidio? Ormai mi sono abituata. Si abituano, a un certo punto si abituano. Mi continuo a chiamare influencer, content creator, io dico chiamatemi Giorgia, basta. Chiamatemi Giorgia, mi riporta ricordi un pochino altri. Giorgia. Ma tu sei cattolica, donna? Io? Sono una donna, sono cattolica. Sei cattolica, sei Giorgia, no, sei no, Giorgia, vabbè, scherzi a parte, Just Jo. Allora, io lo so, ma non me ne faccio vanto, te lo lascio ridire a te, perché ti chiami Just Jo? Perché mi chiamo Just Jo? È una domanda che mi fanno spesso. Ma vorrei bene, no, voglio dire, non è che ti sei scelta come nome Giorgina. È vero. Ho scelto il nome in inglese perché il periodo in cui l'ho scelto ero in Irlanda, quindi capito, ho detto vabbè, volevo fare la finta. Questo fa molto figo, sì, sì. Per finta però. Ero in Irlanda. Esatto, no, Just semplicemente, perché significa semplicemente Jo, quindi semplicemente Jo. Perché dire semplicemente Jo era troppo lungo. Esatto, semplicemente Jo era un sacco lungo, quindi ero in Irlanda, abituata a parlare inglese, com'è? Just Jo. Ma questo nome nasce in contemporanea alle pagine social? Sì, sì, cioè è nato proprio dal giorno aprire, zero. Sì, dal giorno zero. Mi serve un nome semplice e quindi... Tra poco daremo anche i numeri, nel vero senso della parola, perché tanto qua non è che facciamo altro, però tra poco vi facciamo capire di che seguito, tra l'altro rispetto all'anno, vabbè, ne parliamo dopo, però voglio prima chiederti questo, allora tu sei, dicevi anche prima content creator, cioè tu crei dei contenuti, poi fondamentalmente quello fai, certo. No? Crei dei contenuti e tutti che riguardano l'Abruzzo in un modo o nell'altro. In un modo o nell'altro. Quindi nasce questo progetto proprio legato al territorio. Ero in Irlanda. Però hai voglia di tornare a casa. Sì, in Irlanda diciamo che l'ho iniziato a fare più l'ho sempre fatto per passione, però per un diario, per rivivermi i ricordi una volta tornata in Italia. Come un archivio, esatto. Ovviamente poi essendo abruzzese doc, amando l'Abruzzo in tutto e per tutto, ho detto, cioè, facciamo conoscere questa terra. Certo. E quindi attualmente sì, faccio video principalmente in Abruzzo, anche se mo tornerò in Irlanda. Ma dai. A gennaio, sì, ma 5 giorni. Ma per vacanza o per lavoro? Per i miei 30 anni. 30 anni. Chissà, te li ricordi i tuoi 30 anni, Erga? Già tenere 4 figli. La differenza. Come farla sentire proprio una così. Grazie. Prego. A 30 anni mi è la l'ultima figlia. Ti sei fermata a 4 dopo. Sì. Perché ci tu femmina. Il marito voleva l'uomo, non è già uscito. E ti sei fermato. Allora mi sono fermata. Ormai che non hai insistito per aspettando l'uomo. No, avanti. Una squadra. Il cosplay di Ciagnaga. Ma è corretto. Ecco. Fai bene. Fantastico. E quindi insomma tu adesso tornerai in Irlanda e farò qualche altro contenuto, vedremo, ma tanto noi ti seguiremo. Però tanto per far capire a chi ancora non ti segue, quei 3-4 che non ti seguono ancora, Just Jo lo cercate e lo trovate sui social, facciamo vedere un breve video. Vai. Così. Domenica mattina in Abruzzo. Oh nonno, che stai a fa? A sega le cicorie. Altro che le cose si mangia. Oh no, ma come si arcava la cicoria? Si leva tutto quello un po' duro. Si piglia tutte le foglioline così più tenere e basta. Dopo si allessa e ci si fa il riso oppure le uova sbattute col formaggio. E si mangia praticamente. E si mangia, è buonissimo. La cicoria, questo che è? Spettacolo! Guarda qua,
Raga, viva l'Abruzzo! Sempre e comunque, viva l'Abruzzo! Ma quali sono i tuoi nonni? Sono i miei nonni. Ah, sì, vedi, sì. Hai coinvolto pure loro, ho poverini. Coinvolto anche loro. La C sta per la Cidele? La C sta per la Cidele. La Cidele a me? Mia nonna ogni volta mi dice, uè, la Cignaste. La Cignaste? La Cidele a me, come stai? Bimba mia, come stai? Come dice? Comunque l'Abruzzo è sintetico, cioè abbiamo il dono della sintesi, veramente. Esatto. Profondo, profondo. E, ma tu quanti video pubblichi? Di media, poi hai una pianificazione o all'occorrenza? No, no, una pianificazione più o meno, ecco, dipende dai periodi. Alcuni periodi sono arrivata anche a pubblicare 3 video a settimana. Attualmente ne sto pubblicando 2, però se state tra sagre, eventi, eccetera. Certo, perché noi adesso ti abbiamo visto in un video a sfondo familiare, però la maggior parte dei tuoi video sono a sfondo commerciale, perché il tuo lavoro e Sava Sandir non abbiamo potuto riprodurli per quello, però nella sua pagina, nelle sue pagine Instagram, ecco adesso stiamo vedendo Instagram, ma c'è una mosca qui che veramente è simpaticissima mentre parlo, proprio un elemento di distrazione di massa. E dicevo, sei su TikTok, su Instagram, su Facebook? No, e su Facebook poco. Sì. Come da poco? Da qualche mese. Ma che davvero? Sì, avevo aperto la pagina tempo fa, solo che non avevo mai caricato i video e adesso ho iniziato a caricare. E come mai tutti vanno via da Facebook e tu arrivi? Sei un po' controcorrente? Sempre. Sempre? Me lo dicono sempre, sempre. Ma come mai, te l'hanno richiesto o è una sfida tutta tua? No, è un sacco di persone, a partire ad esempio da una mia zia, una mia mamma, che non sono su Instagram, su TikTok, certo. Mi hanno detto, vabbè, ma su Facebook che fai, non li inizi a mettere i video? Certo. Che fanno lì? Noi boomer siamo su Facebook. Noi siamo su Facebook. Anche se devo dire che Instagram, secondo me, funziona di più a livello commerciale, sì, intendo, sì, per quelli che fanno il tuo lavoro. E adesso veniamo a quanto dicevo prima: come è cresciuta questa ragazza, non solo come donna, come persona, come cosa vogliamo aggiungere, come è cresciuta. Ma sentite i numeri. Allora, l'anno scorso su Instagram contavi 12.600 follower, quando mi piace dirlo proprio all'americana, follower. Quest'anno sei arrivata più del doppio, 28.200 follower. Su TikTok sei passata da 28.000 a quasi 36.000. Ma che significa avere tutto questo seguito? Sì, per me, vabbè, non neanche ci faccio caso ai numeri, non so come dire, cioè proprio è un... Ah, così, proprio a sfregio. No, nel senso non è... C'è gente non è che il mio... per avere uno in più sta lì, fa pubblica il mondo. No, è che cioè, il mio obiettivo comunque è sempre fare quello che mi piace, cioè non voglio perdere il focus. E cosa ti piace? Fare quello che faccio. E cosa fai? No, faccio video sul cibo perché mi piace tantissimo mangiare. Come dice Erga... Come che ti ha definito una volta? Che ti ha detto? Quelle va magnien. Quelle va magnien. Perché non mi porti con te? Va magnien. Mai. Mi piace tantissimo fare i video con Erga. Ormai cioè, la vado a scocciare una volta a settimana proprio. Ma voglio dire, ne vogliamo di più. Questa è la cosa più bella proprio. Vero? Sì. Quello che la parte crea. Umana, conoscere persone come Erga. Come no, è anche una nostra prerogativa. Anzi, mi dai l'occasione per ricordare a chiunque, a tutti coloro che ci stanno seguendo, Abruzzo, Molise, fuori dalla regione, dove volete voi, se volete venire qui a trovarci per farvi conoscere, ma nella vostra semplicità quotidiana, a noi fa un grande piacere, perché ogni vita è preziosa e noi siamo qui per scoprirla, per cui venite a trovarci. Il numero e l'indirizzo mail in sovraimpressione, per cui scriveteci. I ragazzi oggi come oggi, cara Gio, sognano di fare l'influencer, ma vale veramente la pena? Cioè, nel senso, abbandonare le carriere classiche per buttarsi ormai in questo che è veramente diventato il primo traguardo probabilmente tra i giovani, è quello che consiglieresti? Io lo consiglio se di base c'è una passione, cioè come ben sai anch'io facevo fino a un anno e mezzo fa completamente tutt'altro, no? Sono andata al conservatorio, sì, quindi vero, mi sì. dedicavo, cioè mi sono sempre dedicata alla sei musica. Sei anche una persona seria. Sono anche in parte una persona seria. Però nella vita perché non cambiare? Cioè, io sì, per me ad esempio io consiglio, se c'è una forte passione come per me lo era, il fatto del fare video, girare, viaggiare, sì, scoprire mangiare. Sempre nuove cose. Ma tu lo sai che tutti essere... quelli che sono a casa, dico anch'io la passione per il cibo, no? Per il mangiare, mi metto a fare il content creator.
così funziona. Sì, poi senza magari dare un nome, content creator. Ma ce l'hai qualche dritta? Cioè ci sarà, no? Sì, qualche dritta sicuramente crederci di base. Vabbè, cioè, quella è una dritta, come dire, spirituale. Esatto, e poi la costanza, cioè essere costanti, proprio mai arrendersi, mai, cioè dire un giorno mo sta cosa, no, fare. Pubblicare. Sì, cioè devi stare sempre sul pezzo. Sempre sul pezzo, è faticoso. Sì. Ma ci lavori tutti i giorni? Sì, tutti i giorni. Io, le persone che stanno attorno a me a volte non mi sopportano nemmeno. Eleonora compresa, che salutiamo. Esatto, è sempre con me praticamente. Alcune volte mangiamo, io sto parlando, noi allora possiamo fare questa cosa? E lei dice, stop. Ci avrà le sue ragioni, ma... quando ti vediamo mangiare, poi mangia anche Eleonora? Mangiamo insieme. Mangiate insieme. Siamo due. C'è un posto porchette. Libero? Possiamo aggiungerci una terza persona? Vabbè, dipende da dove andate, ma ci sono dei posti dove veramente fa venire l'acquolina in bocca. Ma mi toglie una curiosità, noi ti vediamo lì mangiare, già abbiamo spiegato, non ingrassi, che Dio ti benedica, ma... finisci veramente tutto? No, cioè tu fai gli assaggi, come funziona? Dipende un sacco da quanti video faccio al giorno, cioè di base sono una buona forchetta, cioè di base mi piace mangiare. Pure più video al giorno, più ristoranti, più luoghi al giorno? Sì, però per godercela meglio appunto perché ok che è un lavoro, però mi piace anche pensarlo come un non lavoro, quindi mi piace andare a mangiare nei posti, provare nuovi piatti, quindi a volte io faccio anche in modo che non si accumulano troppi lavori nello stesso giorno, in modo che mi godo al 100% il posto dove vado. Poi ho detto c'è la fortuna che sono una buona forchetta Eleonora, quindi siamo perfette. Perfetto, avete trovato proprio il lavoro a misura vostra, bellissimo. Luca mi sta invidiando, di la verità. No, pensavo che questo lavoro è un po' simile al lavoro dei miei sogni, il collaudatore di materassi, che è un po', voglio dire... Oh, guarda che Mastrota ci si è fatto, voglio dire, appunto, le ville, no. A forza di collaudare. Però io ho sempre sognato a fare il collaudatore di materassi, è un bel piano B. E anche questo fatto di andare a mangiare, è un lavoro, lo vorrei fare anche io. Luca, non avevi capito niente, lo esatto, dico proprio in Abruzzo. Brava. Quella la pagnotta, neanche se la guadagna, no, gliela buttano addosso. Sì. La pagnotta sicuramente non muore di fame. Quindi hai detto niente, di sti tempi. Senti, ma c'è un lato oscuro di questo lavoro, una parte difficile, quella che tu dici mi fa certe volte dire ma che me l'ha fatto fa? Lato oscuro, cioè se ti vedi proprio il lato oscuro, no, ovviamente è il fatto di metterci sempre la faccia, nel senso che magari ci può stare una persona che mi scrive in un posto dove sono andata dicendo guarda io quella sera non mi sono trovata bene, quindi confrontarti con quella persona. Cioè, tu mi hai consigliato un posto dove non si mangia capita così bene. Per fortuna poche e tu volte gli rispondi ma mi hanno pagato. No. È onestà intellettuale, no, Giorgio. No. Questa cosa no. Comunque tengo a precisarla che comunque seleziono i posti dove vado. Vedi? Come li selezioni? Ci vai a mangiare prima? No, tramite le recensioni, c'è un lavoro dietro. Indaghi. Cioè se dovessi pensare solo ai soldi, ok, uno dice potrei girare potenzialmente ogni giorno un video, però la maggior parte, cioè... dei posti, i numeri, cioè, lo immagino. No, vengono proprio selezionati, anche perché sennò perdo di credibilità. Certo, è importante. Se tu vai magari in un posto che non è piaciuto, dici ok, no. Giorgio mi ha consigliato questa cosa. Come no. Quello è fondamentale. Una volta mi ricordo, no, l'anno scorso se non sbaglio, quando ne abbiamo parlato privatamente, ora non ricordo, mi dicesti che volevi andare un po' fuori dall'Abruzzo, ora al di là che te ne vai in Irlanda, d'accordo, però volevi andare... comunque a indagare anche nelle tradizioni culinarie altrove, ma anche occuparti d'altro, non solo di cibo. Ricordo bene, certo. E ci stai lavorando ancora? No, ci sto lavorando. Sì, adesso anche, cioè, anche nell'ultimo anno non sto facendo solo video sul cibo, ma anche proprio sui posti. Sto uscendo anche fuori in Molise, sono stata a Rimini qualche mese fa, Milano, quindi diciamo l'obiettivo è uscire. Però ovviamente senza non è che esco e non continuo a fare video sull'Abruzzo perché potresti, è fondamentale. Ma come potresti? Non si può. Con tutta la bellezza che abbiamo qui, come per esempio quel giorno in cui chi ti ha seguito si è ritrovato all'improvviso davanti questo video qua. Se mi fietru zabbaio alle 3:30 del giorno. Ma sei una femminuccia tu. Andiamo? L'uova? L'uova. Andiamo a cogliere l'uova. Quella è l'una tribuna dove va a fetà.
Ma che ci facciamo con queste uova? Quello che avevo fa. Noi ci possiamo fare lo sbattuto, come lo chiami tu? Lo zabaione. Lo zabaione. Mo lo zabaione, poi si mangia tanti gli uomini che si mangia. Ma noi lo possiamo mangiare quando ci pare. Ah, ma allora se l'uovo mangia, te le mo le fiette le mie. Quindi uova, zucchero. Uova, zucchero, ma e poi? E fame soprattutto. E poi hai il capalù bianco. Ah, dal capalù. Ma sei sicura che basta per il zucchero? Sì, ne basta. Sei sicura? Oh. 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 Che mo la prima volta che faccio il zabaione. La prima volta. Qua è venuta a diventare bianca. Più o meno 10 minuti. Ce li vuoi. Fammi sentire. I muscoli. In forza. Dopo l'uovo mi piace pure mezzo cotto, caccio buono lupano e mi faccio una volta. Ma pure a me. Così ci metti due peperoni fritti. Beh, dopo le peperole è tutta un'altra cosa. Le paparu, com'è? Le peperuole. Le paparu, com'è? Le pespagnole, a gusto. A Urton si dice le pespagnole. Vabbè, dai, che ti aiuto un po'. Andiamo. Ma che mi aiuto? Dai, vai ti aiuto. Vedi che... Qui c'è dubbietta che uno che è mattana via e uno che è mattana altro. Davide, stiamo cucinando all'aperto, come fai tu? Ah, con Luca fa le ricette alla montagna, so capito che... Lo conosci Davide, perché tu come sei? White. 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 No. Wild. White. Non è. Wild. Wild. Ma vai, oh. Non è quasi pronto comunque, Sì, lo sa già. Fammelo assaggiare. Mettilo dentro. C'è il dito pieno di zanzagi, di... Fatto da una cucciarina. Proviamolo. È buonissimo. Molto white. Una specialità, c'è questo zabaione. Mamma mia. Alle 3 si mangia lo zabaione, invece questa mangia la mattina, la digiuno. Ma la gente seria lo mangia pure alle 3. Ah, bene, lo sapevo. Mo mi riprende il cappello. Ah, il cappello si mangia pure alle 3. Che c'è d'ambis, che c'è d'ambis, che c'è d'ambis. Come, scusa? Mo, dove mamma sotto alle pediline. Guarda, dobbiamo mangiare tutti insieme. Madonna, madonna. Ah! Beh, pure per la libra, per la libra. Ma se le fanno mo' sei white tutto qui. Guarda, abbiamo... Tutto qui, tutta la tazza. Salutiamo tutti i miei follower. Aspetta, fammi alleccare. Saluto tutte le follower. Salutiamo tutti i miei follower. Tutti i miei follower. Tutti i miei follower. Io faccio le cose di una volta. Un mito, Erga! Erga! Tutto è partito da questo video, Erga, dallo zabaione. Dallo zabaione alle 3 lui guarda. Oddio, 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 le cose. Mi hai fatto venire una voglia di zabaione con quel video. Bella casa, mentre faccio. Madonna, qua mi hai sbloccato certi ricordi. A parte tre minuti di video, tu devi sapere che io qui non li ho mai passati. Perché tre minuti di video sono tanti. Cioè, a zucchero gli fai fare tre minuti di video, no? Per dire, ma che potevi tagliare questo video? No, no, cioè, vero? Non si può. Anche perché tre minuti di risate. Qua... No. tu hai iniziato a ridere dalla prima immagine. Sì, hai finito allora. Ho detto alle 3, lui orne so ti ha fatto lo zabaione. Ma è tanto strano, so è vero che si prende a colazione. Sì, a colazione. Io però, mi sono cose. Dei gusti, alle 3 lui orne e Marco e lui. L'ho sbattuto, facciamo lo zabaione. No, per l'amor di Dio. Com'era, com'era, era buono. Buonissimo. Madonna. Tutte le cose che bellutato. Ma dopo allora lei mi taccoglie l'uovo. Erano fresche. Le uovo che è il casareccio, mi è quel casareccio. Che meraviglia. È una chef. Questo è il mondo, questo è il mondo di Erga. Questo è il mondo di Erga. L'uovo fresco. Gialloreto, Gialloreto. Tu sei di Ortona. Sì, dunque io vivo a Caldare perché mi sono sposata a Caldare. Okay. Però era di Villa San Nicola, un altro comune di Ortona lo stesso. Lo stesso. Allora, voi dovete sapere che noi generalmente quando non conosciamo l'ospite gli chiediamo di raccontarci qualcosa di sé, per cui gli diciamo magari mandaci un vocale, qualcosa per anticiparci, no? Qualche cosa. La maggior parte giustamente si racconta, io ho fatto questo, la mia famiglia.
Io, cioè, l'audio, mi spiace non poterlo mandare, Laria già ride perché Erga, abbiamo riso tre quarti d'ora con questo audio nel quale lei, sono Erga, sa ci cucinare, cioè proprio veramente tu, il tuo mondo gira intorno al cibo. No, oddio. Ti piace? Mi piace quando io faccio qualcosa. Quindi ci hai detto che sai fare, per esempio, tra le tante cose, vabbè, pizza e sfoglio. Pizza e fuoglie. La pronuncia Che in dialetto si dice. Ma c'hai ragione, e la farina grande, pasta e fagioli con le cotiche, tutta robetta. Luca l'abbiamo perso. Secondo me inizia un po' di fame. Luca lo zabaione, secondo me già sta. No, zabaione mi ha ricordato la nonna quando me lo faceva. Sì, quando... ma le nonna prima le facevano sempre, pure a me lo faceva. Adesso ci stanno tutti questi prodotti, gli integratori, le cose. Che c'è da fare? La roba casareccia. La nonna, quando la mattina mi svegliavo che mi sentivo poco bene, zabbaione. A me mia madre, poi nel tempo l'ha persa questa abitudine. Mia nonna le stesse me le faceva, diceva facete zabbaione una salsiccia, che se è troppo deperito, facete in un zabbaione. E allora quelli purtroppo. Andrea, l'hai mai bevuto? Mangiato, perché si va lo zabbaione? Sì? Chi te lo fa? Io e mia madre. Ah, tua madre, vedi? Che bello, vedi che queste tradizioni. La mamma, se no prima le faceva, la maggior parte le faceva le nonne, perché le mamme se ne andavano in campagna. Loro vicino la rimanevano le nonne e loro... Sante nonne, dove sono più le nonne? Esatto. Che tengono le cittele. Ci sta le nonne, cacci te pure alle nipote, non senza manco fa niente. Ma oggi le nonne in realtà, perché sono nonne sprint, le nonne ormai c'hanno da fare. Tu pure c'hai da fare. Ma tu sei nonna o bisnonna? Bisnonna, di tre nipoti. Tre nipoti. Di colore. Meraviglia. Quello che ci va a fare la pizza, con lui una pizza e fuochi. Meraviglia. Quando è il prossimo video con Erga? E ora dobbiamo fare il sapone fatto in casa. Bellissimo. Sì, sì. Beh, io voglio imparare a farlo, vi seguirò. Ma dai tutto bene le spiegazioni, ci fai capire come Sennò si fa. Se no vieni direttamente a casa ma di Ma volentieri, Erga. Dimmi quando. Mi prendo le ferie perché... Senti, no, Erga. Ma fa pure l'umisticotte, però darsi che io non sono stato tanto bene, allora l'umisticotte per farle nevole. L'umisticotte, che cos'è l'umisticotte? Perdonami. L'uvina. Il mosto cotto. Il mosto cotto. L'umisticotte, appunto. Ripeto, se mi dice in dialetto, un mosto cotto. Ma certo. Cose, perché a me non mi viene spontanea la parola italiana, mi viene spontanea la parola. Ma è bellissimo. E continua così, è bellissimo. Però. Ma vorrei arrivare a un dunque. Allora, chi ci sta seguendo da casa in questa inquadratura totale, Danilo, restami così. Ma restami sul totale, mi fa il primo. Danilo! Ecco. Allora, è dall'inizio della puntata che i più scaltri, quelli con l'occhietto più fine, avranno visto che tra me e Erga c'è. Che c'è tra me e Erga? Una busta. Sì. Una busta, perché gli ha spiegato come si fa. Come si fa le nevole, che è un dolce. Ah, sei venuta munita di ricetta. E le sai a memoria la ricetta. No, nel senso che ce la racconti a noi. Ce la racconti. E prendi sta busta, dai, entriamo nel vivo. Fammi vivere questa busta. Te la devo passare? Ce la fai? No. Ti aiuto. Là ci sta la ferramenta. Ma ci sta la ferramenta. Se non ti è questo, non le fille nevole. Questa è anche un'arma, lo sai? Lo so. Per cui tutti trattiamola bene, perché questa fa male. Dai, Giorgia. Giorgia, vai. Questo è il ferro che si fa le nevole. Giortona, Nilo. Ma questo quanti anni ha sto ferro? Questo è del 1995. Ah, è recente, io mi aspettavo. No, perché allora me lo sono imparato a fare le nevole, ma di più. Senta che trufer le nevole non le può fare. E certo. Allora, il giovedì, sono ita Urtone, sono cantata trufer e mi sono imparato a fare le nevole. Insegnalo a noi, dai. Allora, le nevole si impasta, mosto cotto, olio, farina, un bicchiere d'acqua, poi si mette, insomma, in base a quanti litri impasti di mosto cotto, metti la farina. Io impasto su per giù un litro, metti quasi un chilo di farina. Sì. E poi ci va la cannella
e l'arancio, al dolce, a queste cose tradizionali, perché ci sta quello dopo che ci mette il liquore, quello che ci mette il cacao, la cioccolata, no, la nevola di Ortona è fatto solo col mosto cotto. Solo di Ortona? No, solo no, Ortona dopo le fa. Così. Sì, questa è una ricetta tipica di Ortona, di però Ortona. Dopo okay. Si è tramandata, insomma, mettiamo su una marita dietro per molto di dire, sì. Le sacce fa le facce, ecco. Però che ha tenuto ferro. Certo. E c'è un altro paese, il Pozzovagna. Mia sorella vive in Canada, ha venuto in vacanza a Ecchi, sono barata a fare le neve, si è cattato il ferro e l'ha portata a tutto. Hai capito? L'ha portata in Canada? Allo Canada. Allo Canada. E mo' quando gli argi fa le neve, ecco. Allora, questo è il ferro. Quando si lascia... col mosto cotto è la prima volta che lo sento, devo dire la verità. Sì, no. Ma le neve si fa solo con... Sì, mo' le provo. Solo col mosto cotto si fa. Ripete, vedi? L'olio, il costo, questo vedi. È il ferro, ecco. Vedi. Allora, questo, mettila questo. L'impasto? L'impasto, che è una pallina. Si sì. Metta, si schiaccia così. Sì, e poi si mette sul fuoco? Sì, e dopo si mette sopra sopra il gas. Ah, gli metta il gas. E allora è così, questo dopo, fie prima un lato e dopo un altro, sì. Così. Sì. Dopo, quando si è cotto pure all'altro lato, si apre. Questa pallina è cotta e si gonfia un po'. Ci metti il coltello e quello fa due cialde. Fa. E dopo calda, si dà pure tanto. Si arrotoli. Vedo che non sono buoni. Apriamoli. Se non ma durante la pubblicità mo li possiamo assaggiare. Sì, per me. Io dai, apri la pubblicità. Distribuisci. Che dopo a cucina è cotto. Lancio la pubblicità. È cotto. Quando si raffredda uno se le mani. Ma non si spezzano ad arrotolarli, arrotoli subito quando sono caldi. Sì, quelle deve essere caldo, brutale. Ma sono diverse dalle neole come sì, le concepite? No, io pensavo fossero le classiche neole. Noi a Ultone le chiamiamo le pizzelle. Ah, le invece pizzelle. Invece a Chiesa, perché è che si chiama le nevole. Invece la nevola di Ortona si fa col mosto cotto. Io l'anno scorso sono stata all'Accademia della Cucina a far vedere come si faceva le nevole. E di fatto c'erano parecchie persone che mi dicevano, ma io le faccio in l'uferre a cucina, no, io le faccio con l'uovo, quelle sì. Che la... No, le nevole di Ortona si fa solo col mosto cotto. Col mosto cotto. I sensi, la cannella e l'arancio. E l'acqua, insomma ci vuole un bicchiere d'acqua perché quello le fa quando uno si aprisce quello si gonfia e dopo tu si spacca di più, ecco. Allora Erga, io voglio continuare a parlare con te, però siccome non vedo l'ora di assaggiare, io lancio i consigli per gli acquisti. È stata rosicata, che vedevo di veniteci a trovare e le assaggiare. Lancio i consigli per gli acquisti, ci mangiamo due neole e poi torneremo sicuramente più pimpanti che prima. State lì. Mo mangiamo, Erga. Consigli per gli acquisti. Ho sei cose nella mente e tu non ci sei più, mi dispiace. Guardo dentro agli occhi della gente, cosa cerco non so, forse un uomo. Ehi me, che cammini come me dall'altra parte della strada. Ehi me, che sei solo come me dall'altra parte della strada. Canta e passa la malinconia, se si canta in due passa meglio. Ehi fratello, di una notte d'estate ci facciamo un po' compagnia. Ehi me, che cammini come me dall'altra parte della strada. Ehi me, vieni e canta insieme a me da questa parte della strada. Wow.
guardo dentro agli occhi della gente, cosa cerco lo so, un altro uomo. È il fratello di una notte d'estate, ci facciamo un po' compagnia. Ehi me, che cammini come me, dall'altra parte della strada. Ehi me, vieni e canta insieme a me, da questa parte della strada. E ci facciamo compagnia. Alfredo Scogna, consigli per gli acquisti show. Grazie Al, che bella scelta. Ehi man, zucchero, prima ho citato zucchero, vedi? Che telepatia. Beh, un po' di tempo che non la facevo, era una delle mie canzoni, insomma, della mia crescita artistica. Bellissima. Ci tenevo. Bellissima, adesso capisco perché tu non hai mangiato la Neola durante la pubblicità, dovevi cantare. Se vuoi recuperare, sì, adesso puoi farlo. Erano buone queste Neole. Buonissima. Eh? Vero? Vero? Se vi siete collegati soltanto adesso, sappiate che noi abbiamo assaggiato le Neole che ha portato per noi qui Erga. Erga, noi abbiamo parlato di cibo, di cibo, di cibo, però un paio di minutini di te vogliamo parlare. Ma se dovessimo riassumere la tua vita, la tua storia, così, in un botto di secondi, che ci diresti? Non so, ci danno a cominciare. Da dove vuoi, da dove vuoi? Da dove vuoi? Mi sono sposata a 18 anni. Ah. E dopo, già, dopo un anno già tenevo una figlia. Ah. A 3 anni tenevo un'altra figlia. Dopo 8 anni sono fatta un'altra figlia. Per fare un figlio ombra, no? Ma quindi hai passato la vita a casa a badare a loro? Sì. Non e hai dopo, lavorato no, al di dopo là della sono, casa? Dopo sono, la casa è un gran lavoro, la no, perché figli. dopo questi due figli si sono venuti a fare la casa, ecco perché mio marito faceva il muratore e gli l'Emanuele. Faceva perché in pensione o non c'è più? No, mo adesso non c'è non più. Non c'è più. E 4 anni non c'è più. E loro si sono venuti a fare la casa. E gli faceva l'Emanuele e mio marito... muratore. Avete costruito la casa insieme? Sì. Ma tu ti rendi conto? Questa è una storia d'altre tempi. Questo lo sa, Giorgio l'ha visto dopo quel che si è sposato le prime figlie, sono fatto un altro piano sopra l'attico. Perché dice marito, ma forza non c'è che figli, no. Ma facciamogli dopo, la casa. Ecco, facciamo l'appartamento. Che cosa l'appartamento è già venuto nessuno. Perché mi ci trasferisco io, attendo in quella minaccia. Questo è il fatto vero. Mo stiamo io e il cane. Come si chiama il tuo cane? Teo. È un coccolone. Coccolo per forza. E poi se dopo, dopo quando si è sposato. Vabbè, ma sarà un via vai di nipoti, casa tua, sì, no? Non è tanto, vega anche tu. Anche a mangiare, guarda, sì, secondo me. Sei pronta per Natale? Sai, fai il menù di Natale? Sì, gli hanno fatto il menù. Che farai a Natale, dai? Faccio il brodo nel cardone, perché a Urtonza usa cucire le pallottine e la pizza rustica. Dopo che ce le vuoi, ci facciamo le crepe e nel formaggio a mezzo, che dopo che le vuoi se le metto sopra, meglio le metto sopra la tavola. Cioè le scrippelle in brodo, quella roba, le scrippelle in busso, come si chiama? Non le so, le crepe le chiama. Le scrippelle in busso. Quello dopo, se uno le vuoi burretta, la bella, allora, ci mettono con le parmigiane. Ci metti la mezzo. Cannella dentro a fare col no, parmigiano? No, non so. No. L'ubrote, alla brotici. Provaci che è buono. No, all'ubrotici ci al mettono un ceppo di cannella, lo sedene e la cipolla. Che basta. Quello pagnavo la carne a mistro, tacchini, un po' di cose, no la gallina, secondo la gallina ci mette la gallina, insomma, un po' di carne mista, è che faccio. Beh, per Natale. Tutti a casa di Erga a Natale. Se ma a proposito di ricette, io vorrei andare dall'avvocato, Anna. Scusate. Se n'è andata, è andata via l'avvocato. Questa è la storia a me, purtroppo. Meraviglioso. Erga, tu lo sai che puoi tornare quando vuoi?
Che mica fa? Come che buffa, Erga? Ma intanto porta a mangiare. Ah, sì, c'è un motivo nobile per tornare. Allora, dopo la prossima volta vi faccio un ciambellone, la crostata, le pezzelle salate, le pezzelle e la marmellata. Sono fatte qua, sono fatte un sacco di marmellata. Erga, tema piacere, tema piacere. Sentiti libera di bussare con i piedi quando vuoi, guarda. Però invece dopo ci vuole che mi porta e che mi porta, perché io ne guido. Con tutta sta nipotanza acquisita, e guarda qui che flotta. A parte che ti vengo a prendere, se vuoi, non è un problema, sta qua, non è un problema. Se comunque, scherzi a parte, adesso cose. Voglio parlarti di uno spettacolo, voglio parlarvi a tutti, naturalmente, di uno spettacolo teatrale. Ci vai a teatro tu? Cacche vuote, vai a vedere Mogni, cacche usate, cacche fanno. Ai canti, vai a vedere chi canta? Che canta, che di quando fa le cose, le scene, che le niente di un minuto che mi piace il lavoro. Il spettacolo, Molte certe volte non mi viene manca alla mente. Scene, allora, vediamo quali scene fa Anna Maria Petrei Castelli. E Anna Maria, noi... Tu sei un avvocato, ma non siamo qui per parlare di legge. No. No, no. Siamo qui per parlare di uno spettacolo, però ci arriviamo piano piano? Arriviamo come vuoi. No, perché c'è una cosa che mi incuriosisce. Io ho appreso solo oggi, chiedo scusa, che esiste la compagnia Toghe. In palcoscenico. Toghe in palcoscenico, scusami. La compagnia Toghe in palcoscenico. Siete tutti avvocati. Siamo tutti avvocati. Ma tu ti rendi conto? Che paura che potete fare tutti insieme, una uno fatica. Squadrone. Raccontaci intanto la storia di questa compagnia, dai. Allora, questa compagnia nasce, sono 11 anni che esistiamo, su impulso di quello che all'epoca era il presidente del Consiglio dell'Ordine di Pescara, che è l'avvocato Nato Di Campli, sì. Che è anche un attore adesso. E questo impulso è andato avanti con l'attuale presidente, l'avvocato Federico Squartecchia, anche lui attore. Perché avete voluto, è un vizio proprio avete della categoria. Voluto la compagnia, mo' recitate. E quindi ci ha dato quest'idea, ci siamo riuniti un gruppo di noi, i primi avevano già avuto esperienze di teatro amatoriale, e poi abbiamo reclutato altri colleghi. E ovviamente ci esibiamo con scopi benefici. Certo. Ma è a livello regionale questa compagnia? Noi solo Foro di Pescara al momento. Ah, Pescara, okay. Però andiamo dove pare, anche in tutta Italia, anche all'estero volendo. Siete tutti avvocati, nel senso che nessuno che non è avvocato può entrare in questa compagnia? No, ci chiamiamo Toghe in palcoscenico, quindi siamo avvocati. Ma l'idea è nata proprio dal Consiglio dell'Ordine, dal Presidente, da altri consiglieri, proprio perché allora l'avvocatura ha una vocazione sociale, normalmente nel diritto siamo a fianco dei cittadini, del singolo cittadino che ha bisogno di noi, certo. Però è anche giusto che ci sia questa vocazione sociale nei confronti della comunità ed è bello come cioè offrire per quel poco che possiamo, la nostra solidarietà come avvocati e come, tra virgolette, sempre attori, alle persone magari che hanno bisogno, che hanno delle necessità. E per quanto ci riguarda è particolarmente bello perché noi questa volta, ma non è la prima, collaboriamo anche con l'associazione che si occupano di bambini. Ah, che meraviglia. In questo caso con l'associazione sì. Alda e Sergio. Sì, che conosciamo. Che conoscete benissimo, sì, salutiamo che si Massimo. Occupa di bambini che vivono dei disagi, non so, per questioni sociali, economiche, sanitarie, sì. Per differenze linguistiche, perché magari sì. Vengono da fuori. E che cosa c'è di più bello che aiutare i bambini? Cioè tu certo. Aiuti il futuro aiutando certo. I bambini. E questo scopo nobile sicuramente motiva molti di voi a salire poi sul palcoscenico. Direi che motiva tutti noi. Tutti voi, tutti certo. Noi e anche chi modo. Ci supporta, perché sì. Sono tanti colleghi che ci supportano. Ma prima di parlare di questo spettacolo, perché sono curiosa di sapere di cosa parla, ci racconterai, ma dimmi prima una cosa, Anna Maria, ma siete anche bravi a recitare? Cioè, nel senso, non è scontato, perché uno non ci lo mette tutta la buona a me. Volontà. No, è che io devo chiedere. Non te lo puoi chiederlo a ma me. Ma sì, è la volta buona di no, farti allora, dei nemici all'interno verità. Della compagnia. Siamo dilettanti. Allo sbaraglio. Noi ha ambizioni di fare l'attore, però devo dire una cosa, la dico come
uso il termine regista, ma anche qui dilettante, ragazzi, intendiamoci, no? Sì, non è niente sì. di serio. I miei attori sono molto bravi. Ah, l'hai detto, eh? L'ho detto. L'hai detto. Ovviamente, ripeto, sono attori dilettanti, però sono bravi, si impegnano. Io li maltratto tantissimo. Vabbè, saranno però, abituati però mi vogliono essere bene. Maltrattati. Però mi vogliono bene, è un bel gruppo. Allora, quello che mi piace di questa compagnia che abbiamo creato è che è una bella squadra. Cioè, veramente lavoriamo insieme, ci aiutiamo. Quanti siete? Fra una cosa e un'altra siamo 14 al momento. Ah, un bel gruppetto. Infatti è bel difficilissimo gruppetto. Trovare le commedie. Per far lavorare, cioè lavorare perché per mi piace tutti i lavori, attivare ovviamente. Tutti, certo. Non certo. siamo una compagnia professionisti, tu sì, tu no, tu no, certo, quindi certo. è bello, e anche perché poi ci piace, abbiamo formato un bel gruppo, magari altri colleghi entreranno, quindi insomma. Devo dire posso... che al di là dei fini di solidarietà ci divertiamo, immagino, ci piace. Immagino, c'è molta goliardia in tutto quello che racconti. Se posso dare una testimonianza, io ho l'hai avuto... visti? Certo che l'ho visti. Ah, racconta, visto. Sono bravi, Luna. Ci abbiamo un fan. Attappati un attimo le orecchie, Anna Maria, sono bravi. Al Teatro Circus, se non sbaglio, un evento di Adricesta con sì, Carla Panzino. Sicuramente, abbiamo collaborato, mitica collaboriamo Carla. Anche mitica con Carla Adricesta. Panzino, ho visto un vostro spettacolo, siete molto bravi, ma io aggiungerei anche... che l'avvocato deve essere in qualche modo un po' attore, cioè avere una caratteristica istrionica, perché dà un impatto in sede di dibattimento, come si suol dire. Sicuramente, in questo mi trovi d'accordo, soprattutto il penalista, una vena di... Certo. Non dico di istrionismo, ma comunque di protagonismo ce la deve avere. Secondo me, io però, ci metterei questa è anche opinione. Un bel lavoro sulla parte empatica degli avvocati, perché certo. vestire i panni anche di ruoli scomodi attraverso gli spettacoli magari può aiutare anche no, a certo. sentire empaticamente che chi sta dall'altra visto? Parte. Ma non c'ha un'età, ma la memoria a un certo punto, sai? Era uno spettacolo con in appoggio, in sostegno di Adricesta. Abbiamo di Carla fatto Panzino. Tutte le prime per Adricesta, facciamo ah, ecco. tutte le prime. Però era uno spettacolo tra l'altro molto divertente. Ah, mi fa piacere. Ma poi voglio dire, hai avuto la settimana scorsa, no? Mauro Morelli, avvocato, sì. collega. È vero, che avvocato è anche lui un ottimo attore. È un vizio degli avvocati, questo sì, di salire sui palcoscenici. Buono a sapersi, buono a sapersi. Entriamo nel vivo di questo spettacolo, diamo intanto l'appuntamento, stiamo parlando di uno spettacolo che ci sarà domenica che 17 novembre. Posso fare pubblicità? Ma devi, abbiamo messo tra l'altro anche prima prego, la locandina digitale, mostriamo. Il 17 novembre, sì. domenica, al Flaiano, sì. ed è una commedia che non vi dico di cosa parla perché la dovete venire a vedere. Vabbè, dacci un assaggio. Vi do un assaggio, sì. si chiama Lo spione della Scala C, sì. è ambientata a Napoli ed è di un autore di origini libanesi che si chiama Sami Fayyad, che è nato a Parigi, poi da ragazzo si è trasferito a Napoli e scrive in napoletano. È la seconda commedia che facciamo di quest'autore, la prima è stata Agenzia Investigativa. Questo si chiama, si intitola Lo spione della Scala C, e ovviamente parla di spie e di agenti segreti. E, diciamo che ci auguriamo di far venire fuori la napoletanità, anche se napoletani non siamo, però insomma ci proviamo. Ecco. È un ostacolo forte questo, parlare napoletano, forte. I napoletani facciamo... sono meravigliosi nel loro... Certo, non siamo... Al livello dei napoletani, però. Però l'abruzzese poi alla fine ci somiglia vicino, per tanto molto vicino, un po' metà romano, metà napoletano, insomma ce la possiamo cavare su due fronti. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. E quindi uno spettacolo che ci sarà in prima serata. In prima serata alle ore 21, il 17 novembre a Flaiano. Mm-hmm. Ci sarete tutti? Tutta la compagnia? E per forza dovremmo recitare. Siamo tutti sicuro. Si spera che ci siano anche. Tu sei la regista in questo caso o lo sei sempre? Io sono la regista da sempre. Sempre, da sempre, ufficiale. Purtroppo per loro. La regista ufficiale della io. Compagnia. E hai anche adattato però il testo. Che tipo di lavoro è stato? Tutti i testi più o meno li dobbiamo adattare. Poi ho anche la mia aiuto regista, ci mettiamo lì. Ah, roba seria qua, eh?
Signora ragazzi, mia, le cose roba seria. Si fanno sul serio, se ho capito. C'è un ma i personaggi sono un po' grotteschi. Mi parli di napoletanità? Sì, sono un po' grotteschi. Sono un po' grotteschi. Ma d'altra parte, Sami Fayad attinge molto alle caratteristiche della napoletanità. Cioè la creatività, l'inventiva, la fantasia, in qualche modo anche la spregiudicatezza. Però io direi più che dei napoletani, della gente del sud, anche nostra alla fine. Ah, c'è da ridere. Speriamo. Ce lo auguriamo. Quello è l'intento. Eh? Quello è l'intento. L'intento è quello. Allora, ricordiamo che il netto del ricavato della serata sarà devoluto all'Associazione Alda e Sergio di assistenza sociosanitaria per bambini con disagio sociale e nello specifico i fondi proprio di questo spettacolo saranno usati per l'acquisto di un terreno destinato a momenti ludici e ricreativi proprio per bambini e ragazzi seguiti dall'associazione. Esatto. Diciamo che ci sono tutti gli ingredienti per venire a teatro domenica 17 novembre. E noi vi aspettiamo. Grazie e Anna Maria. E applaudite per favore. A quello di a prescindere. A prescindere. Cioè, come a si apre il sipario, iniziate ad applaudire. Quello che e voi fate di tutto per meritarvelo quell'applauso. Noi lo facciamo. I miei ragazzi lo fanno sicuramente, sempre. Sicuramente. Per meritarselo. Che bella comunque già questa cosa. Sai, siamo abituati alla nazionale cantanti, no? Si danno sempre da fare in attività molto sportive spesso. Questa cosa di vedere gli avvocati a teatro io trovo che sia bellissima già come idea. Io ci ho provato a fare attività sportiva, però non c'ho più fisico, quindi ho detto una certa teatro. Età ci dobbiamo arrendere un po' tutti, però non è di una certa età. Colui che sta per parlare, vengo da te Andrea, si capisce, vero? Perché con lei ho già parlato, i giovanotti siete voi. Andrea, intanto che ti sembra di questa realtà, come dire, così da chiacchiericcio? Come ti stai trovando? Per me è una realtà nuova, però molto interessante, soprattutto per capire i punti di vista di tutti e soprattutto anche le passioni, ricollegandomi a quello che diceva Giorgio all'inizio. E le tue passioni quali sono? Le mie passioni sono parecchie, potremmo dire. Innanzitutto sicuramente la storia e la scrittura, poi anche lo sport sicuramente. Che sport fai? Nuoto e vado anche in palestra. Che bello. Tra l'altro tu hai preso anche un patentino, un brevetto per il bagnino. Brevetto. Sì, quest'estate ho lavorato come bagnino. Bene. Hai 17 anni. Esatto. Hai capito Giorgia? Capito? A 17 anni io se penso a dove ero neanche me lo ricordo, ma 17 anni tu hai le idee già così chiare e soprattutto un impegno così costante nei confronti delle tue passioni. La tua passione, parliamo adesso nello specifico per la storia, che ti ha portato a scrivere racconti, romanzi, e ce n'è uno nuovo, lo vuoi mostrare? Perché è vero che abbiamo acquisito la copertina in digitale, ma io amo mostrare i libri dal vivo, eccolo qui. L'ombra della guerra, edito da Il Viandante, un romanzo storico sulla Seconda Guerra Mondiale abruzzese. Vogliamo entrarci dentro? Andrea, intanto cosa ti ha spinto a scriverlo? Sicuramente mi ha spinto a scriverlo il mio amore per la storia, poi anche per dare continuità al precedente progetto, che era Pescara 1566. Pescara 1566 è un romanzo che parla appunto della piazza forte di Pescara in questi anni del 66. E quindi è un romanzo basato sul territorio, sulla storia del territorio. E per cercare di dare continuità a questo progetto molto interessante, perché penso che prima di tutto lo scopo di un romanzo storico sia quello di lasciare una testimonianza ai lettori e arricchire le proprie conoscenze. Certo. Perché come dice Cicerone, la storia è magistra vitae. E quindi questo romanzo nasce innanzitutto per cercare di dare continuità a questo progetto di storiografia, potremmo dire, del territorio. E ho voluto coniugare questo progetto con un periodo a me molto caro, la Seconda Guerra Mondiale. Perché ti è caro? Perché io, essendo appassionato di storia, penso alla storia come un grande giallo da ricostruire. E la Seconda Guerra Mondiale è proprio l'argomento storico per eccellenza, potremmo dire, perché è ricco di avvenimenti poco conosciuti. E la Seconda Guerra Mondiale soprattutto, come tutta la storia d'altronde, è un periodo che va approfondito nei minimi dettagli. Non ci si può fermare solamente alle apparenze
è solamente a quello che ad esempio si trova sui libri perché di scuola. Perché è uno scenario complesso quello, esatto, che ha mostrato la seconda. Bisogna capire mondiale, tutte le cause. Ci sono dinamiche mondiali, appunto, quindi. Come tutta la storia, d'altronde, certo, tutta la storia potremmo definirla come un rapporto causa-effetto che va avanti da migliaia di anni. Però della Seconda Guerra Mondiale abbiamo più documenti, abbiamo più testimonianze, quindi questo comporta anche una maggiore ricerca. Tu che tipo di ricerca hai fatto per questo libro? Io ho fatto una ricerca molto approfondita su questo libro, paragonandolo a Pescara 1566, sono stati due lavori di uguale intensità, ma sotto punti di vista diversi. Infatti se Pescara 1566 è stato un progetto molto difficile per la scarsa documentazione che avevo su questi argomenti di Pescara, L'ombra della guerra è stato l'esatto opposto. Infatti sulla Seconda Guerra Mondiale si trova veramente tantissimo e il difficile è stato proprio vagliare le fonti per cercare quella più vera, potremmo dire, e soprattutto quella che rispettava le idee espresse all'interno del romanzo. In questo libro, andiamo al protagonista, tu parli di un avvocato americano, giusto? Inglese. Inglese, scusa, siamo sempre sugli avvocati qua, Un avvocato inglese, John Fante? John Foster. John Foster, scusa, John Fante, vabbè, diciamo. A quest'ora comincia. John Foster, chi era John Foster, Andrea? John Foster è un avvocato inglese nel 1975, lui però non è solo un avvocato, infatti tutta la trama centrale del romanzo ruota intorno al passato di John. John adesso è un avvocato, ma prima è stato un soldato nella Seconda Guerra Mondiale. E John riceverà una lettera inaspettata dalla parte del Daily Telegraph che lo inviterà a narrare la sua storia per un progetto di testimonianze all'interno del giornale. E John all'inizio si dimostrerà molto titubante perché raccontare di questo suo avvenimento, di questa sua storia nella Seconda Guerra Mondiale, gli arreca molto dolore. Nonostante tutto, a John si affiancherà un altro personaggio che all'inizio può sembrare in secondo piano, ma andando avanti nella narrazione si può capire che è altrettanto centrale come John, che è sua moglie Allison. La moglie Allison è un personaggio che ho voluto descrivere emotivamente e psicologicamente più forte del marito, perché se da un lato il marito sarà molto titubante a voler narrare del suo passato, sarà la moglie che lo spingerà a parlare del suo passato, appunto. Mi toglie una curiosità, Andrea. Tu sei molto didascalico nel parlare di queste cose. Mi parli anche della parte sentimentale, cioè cosa prova Andrea quando si immette all'interno di queste storie e cerca di riproporle? Diciamo che come qualsiasi persona che ama la scrittura è importantissimo entrare all'interno della psicologia di ogni singolo personaggio, quindi bisogna fare un po' una differenziazione. Quando scrivevo di John, ad esempio, dovevo entrare nei panni di John, e quando scrivevo di sua moglie Allison dovevo impersonarmi il più possibile all'interno di questa figura. Quindi tu ci entri proprio in questi personaggi storici, cosa ti provoca? Diciamo che l'obiettivo è quello, e questo mi provoca sicuramente un grande interesse, perché è come se io stessi vivendo un'altra vita, la stessa cosa che si fa quando si legge, si può viaggiare con i mondi della fantasia, certo, la stessa cosa si può avere scrivendo. Certo. Una sorta di mondo parallelo, esatto, sì. Ti ritrovi lì. Quindi tu ti sei ritrovato nella Seconda Guerra Mondiale insieme a John. Sì, possiamo dire di sì, perché è un processo di identificazione quello della scrittura, e anche se magari noi non siamo consapevoli delle idee che andiamo a esprimere, alla fine sono sempre un prodotto magari inconscio della nostra mente. Questo periodo della Seconda Guerra Mondiale dicevi che è quello che ti è molto più affine, quello che ti incuriosisce, e lo comprendo, lo condivido anche. Scriverai di qualcosa che non sia una parte, come dire, bellicosa, mettiamo, della storia, o pensi che quello è il luogo dove ti senti a casa? Diciamo che sarebbe difficile, perché anche studiando quel poco di storia che si fa a scuola si può capire che la storia sono principalmente guerre e conflitti tra i popoli. Che cosa brutta. Sì, che esatto. Cosa brutta. È una visione un po' desolante, potremmo dire. Quello si studia. Io ricordo una bellissima scritta, uno slogan: non fate la guerra perché poi ci tocca studiarla. E credo di essere molto d'accordo con questo. Però insomma, ecco, poi vediamo come segnano i nostri ragazzi.
necessariamente. Altri argomenti, ultimamente mi sto appassionando parecchio alla filosofia, quindi nulla toglie che bello. Potrò scrivere qualcosa di filosofia. Infatti adesso sto partecipando a un progetto con la scuola chiamato Romane Disputazione, in cui devo scrivere un saggio filosofico appunto sul tema dell'etica. Bellissimo, cosa dicono i tuoi amici? Hanno letto questo libro? Non ancora. Ah, quindi attendi feedback, sì. Arriveranno. E la tua famiglia invece? La mia famiglia ha letto questo libro solamente una volta che è stato pubblicato, perché tendo a essere molto riservato sui miei progetti personali. E solo una volta che ho avuto il cartaceo ho dato modo agli altri miei familiari di leggerlo. E hanno detto che c'è stata una grande evoluzione del mio io letterario, perché questo romanzo potremmo definirlo più descrittivo di Pescara 1566. Pescara 1566 è più un romanzo nel senso vero del termine. Invece L'ombra della guerra è più un romanzo saggio. Infatti se da un lato c'è una narrazione in prima persona del protagonista, dall'altro ci sono dei mini saggi all'interno dei capitoli che ho voluto mettere proprio per fornire veridicità storica alla lettura, ma soprattutto, come dicevo prima, per lasciare qualcosa al lettore, per educarlo. In bocca al lupo, Andrea. Crepi. Facciamo il tifo per te, per i tuoi sogni e per la tua capacità divulgativa, perché ne abbiamo bisogno, no? Di persone che poi tramandino anche fatti storici che possono rischiare di perdersi nella memoria. Quanto è importante la memoria, Erga? Una presa. La prendica. Non ti mette la mano sul microfono, oddio, Erga, perché sennò qua ci sentiamo solo io e te. Fenomenale quello che si è spiegato. È vero. Non è che gli non capisci tante cose. Tu sei un bravo una presa. Ecco. Prego. È bravo Andrea, capito? Capito? Hai capito la gente seria? Questo è Magnen, hai capito? Non mi fate parlare. Non mi facete parlare, Erga. Anche mangiare è una cosa seria. Chissà quanta gente sta annuendo adesso da casa. Come dicevo prima, qualsiasi passione può essere una cosa seria. Magari Giorgia ha la passione di andare in giro a mangiare, che nulla ha di inferiore alla passione della scuola. Come dice Erga, chi le va Magnen? mamma, non si ferma. Faccio queste brianze. Che Dio la benedica. Ti è piaciuta la neola prima? Sì, Andrea? Buonissima. Anche buona, vero? Oddio. Complimenti. Grazie. Devi fare un libro di ricette, Erga. Questo non lo sa fare. Che meraviglia, che meraviglia. Questa sera sto godendo come un riccio e non abbiamo finito, perché tra poco entreremo nella notizia. Sì, usa farlo, Luca Pompei. Allora state lì, consigli per gli acquisti e torniamo subito. Siamo sempre qui a Consigli per gli Acquisti Show e questo vuol dire che è martedì, a meno che non ci stiate vedendo in replica, ma generalmente noi andiamo il martedì sera su Rete 8, tanti ospiti, abbiamo chiacchierato di tante cose, ma è arrivato il momento, quello un po' più serio, ma, non lo so se è troppo definirlo così. Beh, comunque affidiamo a Luca Pompei, Lucone. Devo dire che questa sera di tutto quello che si è parlato in qualche modo rientra un po' tutto in quello che sto per raccontarvi. Intanto partirei da una domanda a tutti voi. Avete visto il cinema Un mondo a parte di Riccardo Milani? Absolutely, yes. No? Non l'avete visto? Possiamo ricominciare? Bellissimo film, naturalmente all'Abruzzo, al centro della sua assolutamente narrazione. Assolutamente sì, però... Mi tocca riassumerlo subito, dacci qualche indicazione. Affronta un tema molto importante, ovvero lo spopolamento delle aree interne. È la storia di una scuola che sta per scomparire perché non ci sono più bambini in questo paese e questi giovani insegnanti, Antonio Albanese e Virginia Raffaele, in qualche modo ridanno vita con delle strategie geniali sotto certi aspetti. E il ricorso, spesso se ne parla in senso negativo, ma invece bisognerebbe cominciare a parlare in senso assolutamente positivo come fonte di grande risorsa dei bambini in qualche modo stranieri o comunque italiani di seconda e terza generazione.
Ebbene, da questo spunto, in qualche modo, io spero nasca questa idea della regione che ho trovato molto interessante, ovvero un assegno da 2.500 euro per chi vuole vivere in paese. Parto subito di... Come no? Ti ascoltiamo, religioso sì, no. Silenzio. No, dico parto subito, vado a vivere in paese, così no, mi danno 2.500 euro. Il problema... Io sto sconnesso. Ma io parto con te, i sì, paesi no, sono bellissimi. Sì, il problema è che dovrei aver un figlio appena nato, oppure massimo tre anni, capito? Sono preparata. Io già mi sto preparando a fare il nonno, figurati se posso fare il papà. Vabbè, ma per voi uomini, sai, non c'è mai una fine a questo. Per noi c'è un orologio. Non tutti sono al Pacino. No, anzi, Robert De Niro che è diventato papà. Ma perché tu non lo riparesti un figlio, Luca? No. Passiamo al prossimo argomento. No. E, no, 500 euro hanno la no, coda, 2.500 euro assolutamente interessante, perché il tema è quello di in qualche modo ridare vita a questi centri. L'Abruzzo è pieno di centri, Giorgia ovviamente mi darà una mano in questo. Le aree interne abruzzesi sono straordinarie, borghi incantevoli, in qualche modo Erga è la rappresentazione delle tradizioni e della cultura della nostra, del nostro territorio, per cui in qualche modo vanno valorizzati, sì ovviamente per tante ragioni la gente si trasferisce nelle grandi città, addirittura anche in altre parti d'Italia, ma si vive poco nelle aree interne. Si dovrebbe cominciare a ripopolare queste aree interne. Questa iniziativa della regione, che io ho voluto in qualche modo sottolineare questa sera con estremo gradimento, cerca di dare una possibilità, certamente non andrà a risolvere i problemi, però ecco, questo assegno da 2.500 euro per famiglie che vanno a vivere in paese, addirittura con la possibilità, alle volte, e Erga mi darà una mano in questo senso, i bambini nascevano in casa, per cui... Ma i tuoi figli pure sono nati in casa? Tutte e quattro. Hai capito? E chi li ha fatti nascere? Ci stava una signora a casa, a Caldari, che faceva la levatrice. E dopo 8 anni, che sono fatta la terza, pure alla casa. Mi fa pensare pane, amore, gelosia, quindi a me mandano tutte e quattro alla casa, l'ospedale, a prima iniziato a andare così per le prime due. E dopo che le tre due sono usate, ho fatto la signora, ma se vuoi andare all'ospedale ci vengo pure io. Signor, se nasce bene, il team partorisce la casa. Che fatto, coraggio ma... però. No, eppure si va all'ospedale, era la stessa ho capito, cosa. Ti fanno l'epidurale all'ospedale. Si lleva all'ospedale, qui la gente, qui li taccidevi pure. Oh Gesù. Adesso si partorisce solo nei grandi centri, nei grandi ospedali. Non c'è più... il bambino nato a Caldari piuttosto che ad Anversa degli Abruzzi, sì, chi ci nasce ad Anversa degli Abruzzi? Non lo dire, perché adesso molti scriveranno solo di persone nate ad Anversa degli Abruzzi, appunto, per cui in qualche modo questa iniziativa ridà questo slancio. Vabbè, io adesso non sto a spiegare tutte le modalità, certamente per chi è interessato può andare a consultare il sito della Regione Abruzzo, dove ci sono insomma tutte le spiegazioni inerenti, perché va fatta ovviamente una richiesta a questo e ci sono tutte le spiegazioni inerenti a questa grande opportunità, però mi piaceva sottolineare questo perché un po' sull'onda di questo bellissimo film di Riccardo Milani, che tra l'altro, tra parentesi, cita anche Rete 8 all'interno del film. Certo. E ecco, sull'onda di questo bellissimo film di Riccardo Milani, la Regione ha insomma adottato questo provvedimento e speriamo che abbia dei risultati. Ripeto, non risolverà il problema, però magari... Un incentivo, posso aggiungere che riguarda anche bambini adottati assolutamente e presi in affido. Sì. È importante dirlo perché c'è una grande... Sì. Brava, la politica hai fatto sta bene. Facendo molto per sensibilizzare su questo argomento, sì. Per cui va detto. Hai fatto bene a sottolineare perché insomma un'apertura ulteriore a questa idea assolutamente
importante e pregevole che ha avuto la regione Abruzzo, che ogni tanto... No, no, vabbè. Luca, sei buono, però Luca? No, no. Cuccia, Luca, cuccia. No, non parliamo di politica. No, però, ecco, brava Erga. Tu sei però, una con le idee politiche forti? Da vedere. Sì? Una presa. Beh, una presa. Per niente. Non ti interessa la politica, Erga? No, mi interessa come. Ah, ti interessa? Ah, è un idealista lei? È di film e di gemelli. E di. È un po' partigiana, la vedo. Un sei partigiana? No, boh, non capisci manco che è questo. Benissimo. No, parmigiana. Non parmigiana. Partigiana. No, non ci so, però... Certo la vedo combattiva. Ecco, no, mi piace combattere perché a certe cose si da combattere per averla. Ma mo, specialmente mo, che vuoi combattere? Che vuoi combattere? Ma dimmi una cosa. Ma sei felice che ha vinto Trump? Non mi interessa della Merkel, a me mi interessa l'Italia. Interna, ecco, la politica interna. Non mi interessa l'Italia a me. Mo, quindi sei una che va a votare sempre. Quando mi argiro. È la numero uno. Numero uno Erga. Quando mi argiro. Ci sono i domande quando si è presentato il marito. Sono tre e sono cinque. Tuo marito si è presentato in politica? Ma questo mo, ha pensato. Tanti anni fa. Ha pensato sempre sposito. E non l'hai votato? No. Ma questo è grave però. Ma dai, ma che si fa così? Hai da fare un comizio. Ma se ne ha votato manca la moglie, ma che la vuoi? Si è da me, popolo di Caldaro. Mi sono detto tu io al comune a farlo sempre così. Mi sono detto dice popolo di Caldari, no Caldaro. Senti, ma che rapporto avevate tu e tuo marito? Una volta detto che amo, una volta poi c'era che amo comunque. Un po' di guerra. Quanti anni sei stata sposata? 55 anni. Un altro anno facesse 60 anni. 60 anni. Io ma anche se mi sposo oggi faccio una questione proprio biologica. 60 anni. Siamo fuori tempo massimo qui ormai. Ma chi ci arriva più a 60 anni di matrimonio? Purtroppo ma come si fa ad arrivare a 60 anni? Se non a me, lo marito e lo maltrito, quando prima ti aspetti te leva la vita. E poi tu. Quanta saggezza, di un proverbio solo. Nonne le diceva e io me l'ardice. Ma tu come hai fatto ad arrivare a 50 anni e passa di matrimonio? Come hai fatto? Ma sono fatte che sono buzzate tutte cose, sono cucinate. No, sono i tagliurnati sotto in campagna, i cugini lui, a fare tutte le baciate in campagna, ci sono sempre. Perché dopo le film si sposati, sono russiati e io ci sono io, chi ci va a fare la casa? Certo. Quindi essere lavoratore. E si è fatto il muratore la mattina, la verzalicina, preparare a mangiare, tutte cose. Quanti ecco, sacrifici. La sera, con lui alle 6 quando armeneva. Con lui, ma... con lui, si voleva sedere alla tavola pronta a mangiare. Guido. E si voleva sedere alla tavola e voleva è pronta a mangiare. Nel lui sapeva. Ma era un buon padre padrone, era un po'... quasi. Mannaggia la miseria. E poi ma una volta si usava tanto. Si usa i vicini. E infatti poi è tutto un discorso culturale. Si stanno facendo tanti progressi in questa direzione. Mo. Sì, vabbè, ma mo le moglie... dice non mi ha portato a mangiare la pizza si incazza e se l'ande io ci sono io a mangiare la pizza che ne sapeva l'ultimo film che ho visto mi racconto pure perché il marito mi piaceva il cinema dopo da quando si è abbiata a fumare non c'è il più. Allora se mi sta a vedere Giulietta Romega correva l'anno? 1968, 69, una cosa di questo. Ma veramente, non sei più andata al cinema? Gli è maluto dietro e gli aveva portato due barriere a piccinino, uno teneva 2 anni con un nanno. Allora, la prima si steve, gli portava a mangiare un biscotto, le cose non si interessa. La seconda, sono portata pure la seconda. E appena a morte le luci si è bellato tutto lo teatro allora sono uscita fuori perché si è messa a strillo allora più cose più niente da fare ma figli dove vai al cinema? No, solo il Dune teneva allora allora sono uscita fuori al corridore che si chiude giusto lì sono uscita fuori a marito mi sono tesa a Maria la casa sono detto che questi non si costa e dopo è finita lì il divertimento è finito là ha finito Lucino ma che facevate insieme? Andavate a ballare? Sì, a ballare. Ma tu ti sei detto, allora sapevi i balleni, ma neanche pienso. Che fai, i balleni? Sei un mito, Erga, no, io ti ascolterei parlare. Io racconto anche le cose, perché pur che scenga la televisione, che me ne importa, mica pensando la gente. Ma è la prima volta che vai in televisione, sì, giusto? Ma tu Rete 8 la segui?
Che vuota la bocca. Gli muovete le cose, che le cose turche, non si chiama che le quelle cose turche, vedi le cose, non si chiama le no, le soap opera, ecco, le soap opera, ah, le cose turche, come si chiama, can sì, no, le vedo, certe volte. Fammi dice Luca Pompeo. No, certe volte le vedo tutti i giposti. Quelle mo che sta con dallo signore, già le sono desa alla televisione, che ci sta tutte queste cose per le montagne, quelle che là, e te ragione. Ecco, che se ne hai tutte, perché la gente de mo, e voi solo spazio, e tutti pronti, accanto a quelle cucinate. Di che sa quello su più cucinato dentro a quella spazio? Ma chi sa più cucinare, Erga? Chi sa più cucinare? Ma siamo rimaste io e te a chi cucinare, ci vuole a fare un po'? Si fermi tutti. Sa cucinare, lei non sa solo mangiare, sa cucinare. No, aspetta, mi deve dire. Scusami, il tuo piatto. Prendi, ho pochissimo tempo, devo sto andando a salutare. Tiramisù e lasagne. Tiramisù e lasagne. Timballo, ecco, esatto. Mo' venuti, mia sorella, è venuta mia sorella della merda. Ma ti non vuoi niente quando vieni alla casa tua? Voglio solo? Le nevole e pizza e fuori. Hai detto niente, buona pizza e fuori. Le sardelle. Oddio ragazzi, in questa puntata sono ingrassata 2 chili solo a sentirvi. E allora, ma questa è le cose che vuoi. Ha detto dopo il pesce e le panuocchie. Ci è aggiustato dopo ieri sembrava pure fai pesce. Non conosco la carne, bella pasta e vongole, paste Le vongole a me non mi piace, manco le cozze, no, questo non me le dici, robe di cuocchi, sono di curtone, ma non mi piace. Cioè io direi di far andare la sigla proprio su di lei, no, mentre lei parla mandiamo la sigla, perché tutto il resto non conta, non conta, ma una volta tanto che abbiamo qui Erga, quando li ricapita? Quando li vedete ricallarisi, questo non posso uscire dalla porta. Oh mio Dio, io vado intanto a ringraziare il nostro Lugone perché il suo contributo per noi è fondamentale, non e solo familiare. E solo questi, sono tagli. Erga, devo salutare! Sì, sono tagli per fuori, mica solo questi, sono tagli pur quelli che ha cigni, le cicore, quelli che le ha erbe che uno conosce, perché la gente non le manca capisce le fuori. Ma infatti a me mi fa paura, io chissà che raccolgo, che qualche verdura velenosa. Io li conosce. C'è tanto da imparare da Erga. E mi ci faccio pure le tisane certe volte. Oddio, vedi, a me mi interessa tutto quello che dice, io andrei avanti, ma io devo salutare Erga. Ma va, buon saluti. Mo ti vengo a salutare a te, ti tengo per ultimo. Intanto ringrazio Luca. Grazie a te. Lucone, mi raccomando, questo mese cerca di scegliere ancora per noi, come fai, con grande cura, la notizia su cui vale la pena soffermarsi anche con i nostri ospiti. Come vedi, susciti sempre dibattito, eh? Per cui... siamo qua. A parte il fatto che nessuno ha visto Un mondo a parte, però... Beh, no, strano, l'abbiamo solo noi. Al cinema non le so viste. Perché... ma si può sempre recuperare, va bene. Se ne fanno televisione le vedo. Erga, devo salutare, che sono della mia vita. Ce ne dobbiamo andare. Mo mi parte la sigla così sul mio parlato. Andrea, facciamo rivedere la copertina al volo, veloce. Vai. L'ombra, aspetta che io la memoria. L'ombra della guerra, Andrea Verrocchio. Andrea, in bocca al lupo per tutto. Grazie, ma soprattutto mille, per te, per la tua vita e le tue soddisfazioni. Sei bravissimo, continua così. Grazie mille. Immagino che i tuoi genitori siano di te orgogliosi e fieri e fanno bene, veramente. Io ringrazio e saluto anche Anna Maria Petrei Castelli. Allora, l'appuntamento è domenica 17 novembre all'Auditorium Flaiano, prima serata. Mi raccomando, non perdete l'occasione, perché ci sono tanti avvocati. Fatene ciò che volete. E anche qualche avvocato attore. Anche qualche avvocato, proprio professionista, attore professionista. No, qualche avvocato attore. Era un po' come dire veniteci a vedere e non se ne parla più. Grazie veramente. Grazie, ricordiamo il titolo del lo spione della Scala C, Shami Fayyad, l'autore. Benissimo, grazie veramente, in bocca al lupo. Crepi. Giorgia, ci vediamo l'anno prossimo. Vediamo quanti follower sei arrivata. Qua ci vediamo a casa di Erga. Vieni con me. Assolutamente. Io ci vengo. Sto parlando. Bello. Ti vengo a trovare, Erga.
sta contentissima. Giorgio De Santo sta alla casa mia e poi ci può venire quando andiamo insieme, andiamo insieme. Devo salutare, dunque vado a ringraziare anche il nostro Alfredo Scogna, grazie a Valeria Di Berardino dietro le quinte, grazie a Danilo Cinquino alla regia, Alberto Capo, Francesco Berardinelli, grazie ad Andrea Di Fabio. Ce l'ho fatta anche stasera. Ci ritroviamo martedì prossimo, prima serata, Rete 8. Grazie.